Radio Crozza. Clare? Clare? Floris non c'è. Floris? Non c'è Floris. Ma non c'è Floris? No, c'è nessuno in studio? No, lo stiamo aspettando, sarà in ritardo. Non c'è Floris. Allora scusate, conduco io. Buonasera e benvenuti a The Friday. A lei? Per cortesia, lui. Questa sera parleremo... La smette! Uno non può fare 30 secondi in camerino di ritardo che subito vuole fargli le scarpe. Ma in cielo abbiamo un cartello sulla scarpa? Ma che buonasera Lutwak, certamente sì, e se la regia può mandarmi il cartello 15. Pagliuccelli, sì, ma pure lei mi tradisce con il primo che passa. Lutwak, lei è un ospite, non può condurre questo programma, va bene? Ma scusi, allora cosa posso condurre? Coffee break? No! Tagaday? No! Omnibus? Non lo può condurre, cosa no! Cosa conduco allora? Non lo so, Lutwak, per queste cose deve parlare con Cairo. Ah, e allora aspetto Cairo. Grazie. Presentiamo gli argomenti che stasera sono tantissimi. Partiremo con l'emergenza immigrazione, il piano scuola, il piano a coda, il piano rialzato, Renzo Piano e piano piano, poco poco, come piace a noi, un grande reportage sulla vita di Gigi Marzullo. Abbiamo chiesto agli italiani cosa ne pensano di Marzullo. Nando, sei ancora lì, ci senti? Nando? Certamente sì, Floris. Bene. E proprio se la regia manda il cartello numero 15... Scusa, Pagnoncelli, ma lo stesso cartello delle scarpe che aveva chiesto Lutwak? Il cartello 15 è così, è un po' sbarazzino, volubile, vale sia per le scarpe che per Marzullo. Ho capito. E abbiamo proprio chiesto agli italiani, scarpe o Marzullo? Sì. Voi avete bisogno di affetto, 13%. Ma perché non vi masturbate con regolarità, 41%? L'altro giorno, mentre camminavo, 27%. Beh, dai, porta fortuna, 19%. Ale, bene, torniamo in studio, perché adesso è un momento delicato, un momento carino, perché dobbiamo leggere una lettera di un operaio, che è Lionello da Chioggia, che ci scrive la sua lettera indirizzata a Giannina Vampa. Buonasera Giannina Vampa. Buonasera. Lionello le scrive, Giannina, sono un operaio specializzato di 37 anni, vorrei tanto far l'amore con te. Come possiamo rispondere all'appello disperato di Lionello? Mi dispiace per Lionello, ma ora mi sto facendo la costa tirrenica. Per quella adriatica dovrò aspettare che finisca maggio. Che carina. Ah, scusa, grazie. Voglio dire Flores. Cosa c'è, Lutwak? Che first May, sì, c'è il concertone del primo maggio, potrai condurlo. È già passato il primo maggio, Lutwak. Ma, scusa, perché? Fammi cantare almeno le mille bolle blu. No, no, non mi interessa. No, Lutwak, la prego. Mille bolle che ridono. Lutwak, per favore, di bolle blu ne parliamo a mezzanotte con Roberto Sabiani e Dolce Nera, la prego. Bellandi, allora aspetto Dolce Nera. Bene, torniamo in studio con la dottoressa Dalila Latita del Centro Studi di Mirabilandia, grande esperta di marmellate, di fragole e dittatori. Marmellate di fragole e dittatori, che bello. Ecco, a proposito di fragole, dottoressa, la marmellata e la fragola, la più nutriente per i nostri bambini? Nein, 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 è per quella di Ribes. Hai, Ribes. Grazie alla dottoressa. Freccero, oggi la TV parla a sufficienza di marmellate? Naturalmente. Ne parla? In qualche modo. In qualche modo eccetera. Ne parla? Eccetera, in qualche modo. Il grande errore che ha fatto la RAI... Sì, qual è stato? È stato censurare la marmellata. Non lo sapevo, ha censurato la marmellata? Sì, naturalmente. Ah, non lo sapevo. L'ho detto bulgaro, eccetera. In qualche modo. Quando è arrivato Berlusconi sono spariti i Lutazzi, Biaucci, Santò e la confettura di pesca. Non lo sapevo. Ma è possibile un ritorno in Rai delle marmellate, Freccero? Assolutamente. Assolutamente sì o assolutamente no? Assolutamente eccetera. In qualche modo assolutamente l'eccetera di domani. Sto per dire una cosa forte. La dica? La dico? Sì. In qualche modo. Bene. Grazie, Freccero. Torniamo in studio con il nostro ospite, Mario Fellaccini. Buonasera. Beh, grande imitatore di gente che non conosce nessuno, vero? Sì, esattamente. Lei... Grazie. Lei diceva che sa fare molto bene la voce di sua nonna, è così? Benissimo. Ce la fa sentire? Mario! 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 E ci assomiglia? È uguale. Beh, allora è bravissimo. Bene. Grazie.
Colleghiamoci con Cacciari, col quale vorremmo parlare di resistenza, e accappatoia Nido d'Ape. Buonasera Cacciari. Nel sogno c'era Occhetto, che mi seguiva col pareo, e cercava di baciarmi, e quando si avvicinava però diventava Berlusconi. Scusi, ma che no, fa... niente, sto cercando di sciogliere i nodi che mi hanno portato ad alterarmi senza motivo. Ah, che bello, funziona. Se funziona, non lo so se funziona, spero di sì. Sono appena arrivato, come faccio a sapere se funziona? Vuole parlarmi di sua madre? No, la madre, funziona con la madre. Non lo so. Ma scusi, dai, c'è la madre, ma basta, cosa c'entra la madre? Cosa dice? Allora parliamo di suo padre. Ma parlami del tuo di padre! Incompetente! Sei ancora lì a chiedermi dei genitori? I nodi non si sciolgono così! Mi devi chiedere qual è stato l'episodio scatenante, cretino! Ma vai a cagare, andate a cagare! Ecco, neanche lo psichiatra ce la fa. Io intanto vi presento l'ultimo ospite, il dottor Lapillo Pinturini, statistico ed esperto di ombre cinesi dell'Istituto Fiorella Piero Bondi Cesenatico. Esattamente. Che ci presenterà il suo ultimo libro sul difetto fisico che lo caratterizza. Sì. I miei piedi piatti, come ho vinto l'imbarazzo. Scusi, però ci sarebbe anche l'altro problemino. Sì, infatti ho qui anche l'altro volume. Sì. Le mie gengive infiammate, come ho vinto l'imbarazzo 2. La ringrazio, bene, ha vinto l'imbarazzo. Ha vinto? Qualcuno ha vinto? No, non ha vinto nessuno. Ma che si ha vinto, allora io presenterei rischio tutto. Lutwak, non se nessuno rischia tutto, la prego. Ma scusa, hai detto che ha vinto, allora la ghigliottina? No. E cos'era, i pacchi a Brunove, la Liguria? No. Giro la ruota? No. Around the road? No. Allora non mi collegherò mai più con la vostra trasmissione. Ce ne faremo una ragione, brutti, dai. Cattivi, sì. Schifosi anche. Bene, voglio proprio vedere... vedere che fine fa il vostro programma se io non sono qui. È proprio per quello che abbiamo chiesto a Bagnacelli. Ecco, ciappa su e vattelo a spendere. Ecco, Nando, che fine farà il nostro programma? Però, abbiamo proprio chiesto agli italiani che fine fa il nostro programma. Sì. Se la regia mi manda il cartello numero 19, sbaglio, ho visto una topona col cartello, 45%. Mi sono messo in ascolto solo adesso, mi hanno detto che è passata una topona, 16%. Me lo fa ripassare la topona, 9%. Fermati lì, topona, 30%. Ustia che topona, 100%. Grazie Marioncelli. Basta rivedere almeno la tua porta. No, basta. Tutti discutono appena si può attorno alla crisi dei nostri talk show. Però il giorno dopo fanno tutti gli eroi commentando quello che abbiamo detto noi. Saranno solo chiacchiere per la TV, politici ci nostrano, non vengono più. Qualcosa di serio forse ci scapperà, se dopo tante critiche siamo ancora qua. Wow. Grazie ai coristi e agli attori. Tieni, Vale, al corpo di ballo di Michela Muffato, Andrea Zalone, Silvano Belfiore Band.